Scandalo a Kabul. Adesso è la politica e non la magistratura a decidere chi dovrà essere perseguito per la truffa che riguarda la Kabul Bank. Si tratta della prima banca privata afghana, fallita per gigantesche malversazioni che hanno portato alcuni azionisti a intascare oltre 900 milioni di dollari fra il 2006 e il 2010. Il comitato d'inchiesta ha confermato come oltre ai 935 milioni di dollari iniziali, altri 66 siano stati necessari da parte del governo afghano per salvare la banca e garantirne quindi i depositi. Afghan government had to spend 825 million dollars to save the bank. Il sistema funzionava attraverso finti prestiti a tassi di favore che inoltre non venivano semplicemente restituiti e le somme sparivano poi nei libri contabili. I danni maggiori per Kabul sono però soprattutto d'immagine, dato che l'economia del paese dipende ancora dagli aiuti internazionali.